Perché mi stai riprendendo? Cosa fai con la telecamera? Cosa è successo? Oh mio Dio, la macchina! La mia macchina! Stacca sta telecamera, porca miseria! Vieni qua! Ciao a tutti, macchiette e macchiettine! E benvenuti in questo nuovo folle viaggio! Video, mamma! Ma ti sei aperta? Glielo dici tu, lo glielo dico io. Vabbè, glielo dico io, ho già capito. Lo dici tu, lo dico io. Oh, guarda, non mi... Allora, punto uno, tu non mi devi ricopiare le battute. Punto due, devi sempre essere composto. E punto tre, dammi un bacio. Mamma. Ok. Mamma. Oh, scusate, è stato un momento... Dimmi. Ma se tu ci vuoi fare lo scherzo a noi due. Perché ce l'hai detto? Ci sei una burla. Sì, io sarò pure una burlona, ma secondo te la regina degli scherzi chi è? Io. Vabbè ragazzi, dato che Chiara... Poi è Ninna. Ah, la regina degli scherzi è Ninna? Ah, complimenti, quindi Ninna è la regina degli scherzi. Vabbè, questa me la leggo al dito, che effettivamente ragazzi ha ragione, Ninna a fare gli scherzi è veramente brava. Vabbè, allora bimbi, dato che lo scherzo non sarebbe da fare a voi... Se io, bimbi, vi dicessi cos'è quella cosa che papà ama follemente, che è guai se qualcuno gliela toccherebbe. La macchina! Cioè, perché ci tocca e se dici, dice no, a guai, Oh, Diego, non mi lanciare le pietre che me la righi, Poi... Non toccarmi se dici, perché sennò guai! Ma bocca! Miseria! Tutti tu non toccare se dici! Ah, no. Puoi mangiare in macchina? No. Puoi bere in macchina? Per carità divinamente! Non si può mangiare in macchina, non si può neanche guardare il cellulare perché sennò lui gli dà fastidio, no. Perché magari apri la portiera e distrattamente magari gli fai una riga. Mamma. Cos'è, bimbi, secondo voi quella cosa che farà arrabbiare papà Antonio? La righi! La righi! No! E poi ci ritocca ripagarla! Ma la facciamo fallire! Mi piacerebbe, però secondo me... Ragazzi, la vedete quant'è? L'avete vista quanto è grossa? Come si fa a far sparire una macchina? E poi sinceramente, se io la faccio sparire in un bosco, come faccio dal bosco a ritornare a casa? Vabbè, vi faccio vedere il primo indizio. Prendi la macchina piena di posti! Oh my god! No, what's... What's your name? My name is Chiara. What's your name? What? What? No. Ma vabbè ragazzi, ho capito, riempire la macchina piena di post-it. Sì, ma dite che ma uno può bastare? È pochissimo, mamma, ma perché ne hai comprato uno a fare? Vabbè, dai, allora ne facciamo un altro, dai. Ma è pochissimo, mamma, come facciamo a riempire tutta la macchina di post-it? Vabbè, ma tipo se io vi facessi vedere qua. No, questo non lo usi, me lo tengo a casa, Vabbè ragazzi, grazie. Andiamo all'opera della copertura della macchina di papà Antonio e mettetevi comodo perché sarà un pomeriggio molto complicato, soprattutto quando chiameremo papà Antonio per visionare la macchina. What? Cosa? Non ho capito. No, tu basta che appiccichi, tu non devi capire, tu appiccicare bollino, anzi post-it alla macchina. Poi come facciamo a togliere tutto? Non li toglieremo noi. E questo è lo scherzo? Li dovrà togliere papà Antonio. Vabbè ragazzi, non ci perdiamo in chiacchiere, veloce. Allora, abbiamo spacchettato ora i post-it. Ragazzi, in totale ce ne sono 800 e direi che possiamo... Anzi, direi che Chiara ha già cominciato. Quindi mettetevi belli comodi perché inizia lo spettacolo. Ragazzi, guarda, non ha capito Diego come si attacca, così. Infatti gli è scappato anche uno, Così Diego! Al contrario, amore mio, li stai attaccando. Ragazzi, allora, così, guarda. Diego non ce la può fare, vero mamma? Sì, perché questo non dovevi staccarlo. Facciamo veloci. Hai capito, amore? Forte, sempre. Finalmente è uscito il nostro libro in tutte le librerie d'Italia. Lo potrai acquistare anche nel link in descrizione. Cosa aspetti? La notte dei sogni ti aspetta in tutte le librerie. E soprattutto non dimenticare che avrai un super regalo, il nostro poster autografato. Questo non lo devi toccare, fuori. Ragazzi, le volete un po' colorati? Mamma, ne vuole un po'. Ah sì, grazie, meno male. Guarda, mamma. Così non le faccio tutti gialli, bravissima amore.
Grazie, prendi. Dammi questi, tieni a te. Ragazzi, la... Amore, non si buttano per terra, eh? Ah. Perché non si inquina l'ambiente, lo sai. Vabbè, questo lo tengo in tasca e poi dopo lo terminiamo, ok? Così, mamma. Bravissimo, amore. Diego, è un po' di colore. Ragazzi, pensavo che fosse più semplice, ma mi sa che ci metteremo ore. Vabbè, continuiamo. Ora io sto facendo un po' più veloce, perché così ce la faccio, metto un tè, dai, semplice semplice, vero mamma? Vero. Oh, ma voi vi immaginate la faccia di papà Antonio? Mamma. Oh, sapete che cos'è che mi spaventa? Cosa? La sua reazione. Secondo me sarà epocale. E prepariamoci, che sicuramente papà Antonio, lui si dovrà vendicare. E sapete che cosa fa, no, papà Antonio? Cosa fa? È capace che sta muto per 3-4 giorni. E invece noi dobbiamo far finta che non siamo state noi. Ragazzi, non pensate mai di fare una cosa del genere, perché è molto più complicata di quello che tu possi immaginare. E dirà: ma come mai mi avete anche chiuso il tappo della benzina? Papà Antonio, ci dispiace, ma la benzina e il gasolio ora costa tanto tanto, quindi non devi più usare la macchina. Devi andare a piedi, papà Antonio. È vero, sì, papà mio. Perché così dimagrisci un pochetto, perché è tanto cicciolino. Eh sì, guarda, papà Antonio poi è molto grosso. Come, sì, sì, come... sì. Così una macchina così colorata sarebbe bellissima, vero? Sì, sarebbe bellissima. Papà ci dovrà dare in giro per le prossime 24 ore. No, 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 non salire. Guarda che se papà vede questo video che sei salito sul suo corpo, non ti permettere che qua... No, non scherzare. Ragazzi, dopo un'accesa discussione tra me e Chiara, che abbiamo deciso di non mostrarvi, ho deciso a Chiara di non fargli appiccicare i post-it sul cofano, perché si doveva arrampicare e rischiava veramente di rigarla. Cioè, un conto, Chiara, è fare uno scherzo. Quindi, bimbi, mi raccomando, negli scherzi, quando li fate a casa, cercate... Sopra? No, amore, solo il bordo, come gli ho detto a Chiara. Tipo, guarda un po', io l'ho fatto anche là sopra, sì, perché ci arrivavo. Perché se no, ragazzi, veramente sono guai se gli scherzi poi finiscono male. Mamma, che casino! Sì, sì, io direi, ragazzi, che abbiamo forse un po' esagerato. Ma chi se ne frega? Tanto poi se lo togli io e lui da solo. Io li aiuto. E beh, chi se ne frega? Io li aiuto. E Diego, che scherzo è se lo aiuti? Un po' po'. Ragazzi, fa sempre così, scusatemi. È normale, ci tiene al suo papà. Ha paura che si arrabbi e che gli tolga la play per una settimana. Ma non ti preoccupare, che io ti do di nascosto la Nintendo Switch. Se papà ti toglie la play, che ti mette in castigo, non ti preoccupare. Raga, perché l'idea dello scherzo è stata della mamma, quindi è colpa della mamma. Non è vero, questo è mio. Lo scherzo. Oh, ragazzi, sapete che mi sto sentendo libera? Libera di fargli il super scherzo a papà Antonio? Ragazzi, dopo quasi 45 minuti abbiamo terminato. Oh. Quando arriva qua papà, li obbligo a andare con la macchina così. In giro? Sì. Vabbè, diciamo che per il momento obblighiamo a papà a vedere questo disastro super epico. No, amore, non ce n'è più di post-it. Allora, Chiara, forse è meglio non esagerare, perché papà si dovrà già vedere che cosa abbiamo combinato alla macchina. Se in più, non ti preoccupare, sei chiusa da sola. E in più dobbiamo obbligarlo ad andare in giro, così no, cerchiamo di fare un passetto alla volta. Vabbè, ora, ragazzi, chiameremo papà Antonio. Allora, hola. Ciao amore. Ciao. Allora, noi siamo rimasti a piedi con la benzina. Sì, sì, non me lo dire, lo so, la dovevo fare stamattina, ma mi sono dimenticata. Infatti. Ecco, e mi puoi portare qualcosa? Sono qui nel... Cioè, vieni papà. No. Dai, su. Vabbè, per il momento vieni un attimo veloce, vieni a prenderci e poi andiamo a fare benzina con una tanica, ok? Sì,
papà. Va bene, va bene, va bene. Ok. Ciao, 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 ciao. Ciao, papino. Chiara, guarda un po' tuo padre. Sta già arrivando. Mi sta venendo. Chiara, mi sta venendo. Ragazzi, preparatevi a uno scontro epocale. Sì, tu tappatele. Io mi tappo le orecchie. Quante volte vi dico di venire a fare da me benzina? Quante? Quante volte? Eh? Ti stiamo riprendendo. Perché mi stai riprendendo? Papà? Ehi! Cosa fai con la telecamera? Cosa è successo? Oh mio Dio, la macchina! La mia macchina! Stacca sta telecamera, porca miseria! Vieni qua! Come diavolo vi è venuto in mente di combinarmi la macchina? Papà, così? Come? Della ma come? Ma lo sai che ci tengo la mia macchina io? Adesso mi aiutate! Adesso mi aiutate! Guardala! Non sto riprendendo, Chiara! Ma fatti i fatti tuoi! Mannaggia! No, vabbè! Guarda. Allora! Sì, ma però guarda qua, poi me la rovinate, me la rigate. Guarda che macchina. Adesso mi arrabbio. Stacca sta telecamera. Sì, vabbè, ok. Basta, vieni a aiutarmi. Vieni. Dai. Adesso mi arrabbio. Basta qua. Ma, mannaggia a me, mannaggia, che ti ho dato la mia macchina. Mannaggia. Ragazzi, niente, ci vediamo. Vieni a prendere la mia macchina. Guarda. Vabbè, aiuterò papà Antonio a svuotare la macchina. Ci vediamo tra poco. Ma l'avete riempita tutta. Ragazzi, mi sembra giusto lo scalzo che mi hanno fatto? Vabbè ragazzi, in effetti un pochettino, cioè è uno scalzo. Vabbè, sentiamo cosa dice. Aiutatemi voi, qua sotto nei commenti scrivetemelo. Come faccio a vendicarmi su mamma Giulia e figlia Chiara? Aiutatemi. Ciao a tutti, macchiette e macchiettine. E benvenuti in un nostro nuovo... Scalzo? No. Video? No. Scalzo? No, aspetta un attimo, scherzo, video... Cioè, scherzo. In teoria, gli scherzi, se devi farli a mamma Giulia, non devi dirlo. Mamma. Non hai capito niente allora. Mi hai detto un video scherzo. Diego è a scuola e non c'è. E papà Antonio non c'è e... Papà Antonio non c'è. Non mi dire che lo scherzo... Sì. Lo fa il figlio Diego? Ah no, scusami. Ma a chi lo fa? Papà Antonio. Ormai papà fa parte del nostro canale. Del nostro canale. E quindi tu hai intenzione di fare uno scherzo a papà Antonio? Sì. Ma lo scherzo perché prevedeva la tua uscita alle 2 da scuola e non alle 4 allora, e un quarto? Papà pensa che mi deve venire a prendere alle 4 e un quarto. Ma in realtà io sono uscita prima e sono nascosta dietro la porta. Lui si arrabbierà. Ok. Quindi papà Antonio sarà convinto che io ti verrò a prendere? Cioè, quindi lui arriverà in casa convinto di trovarti qua, ma io di... No, no, Chiara, io ti... Ma lo sai che si arrabbierà tantissimo, chiamerai i carabinieri? No, ma tu sei pronta a fare scoppiare il macello? Sì. Allora, ragazzi, Chiara ha avuto un... Se posso dire la mia, una pessima idea, perché... No, Chiara... E allora Chiara, adesso il tuo piano malefico, perché per me è un super piano malefico, che cosa dobbiamo fare? Mamma, semplicissimo, tu chiamerai papà. Sì, ok, ma prima di tutto scendi dalla cucina e chiamerò papà. E che cosa gli devo dire? Oh, mamma, sei proprio sciocchina, non ti ricordi mai niente. Devi dirgli a papà che tu mi verrai a prendere alle 4 e un quarto. Ok Chiara, allora dammi il telefono e chiameremo subito papà al telefono e soprattutto in viva voce, perché questo scherzo, bravissima, questo scherzo ragazzi è abbastanza malefico e so che papà Antonio si arrabbierà, quindi allora chiamiamo papà Antonio, mettiamo viva voce e sentiamo che cosa dice. Fai partire la chiamata e fai vedere, ok? Vai vai vai, parti parti. Allora ragazzi, sta amore. Chiamando amore, che per me è amore papà Antonio. Allora, stai mettilo qua. Pronti Giulia, dimmi. Oh, ciao Anto, avevo bisogno di chiederti una cosa. È un problema se vado io oggi alle 4 e un quarto a prendere Chiara? No, va benissimo. Sei sicura? Sì, guarda, mi sono liberata dal lavoro e sono tranquilla, vado io alle 4 e un quarto. Ci vediamo alle 4 e mezza a casa, ok? Qua in casetta. Va bene. Dai. A dopo, ciao amore, ciao ciao ciao.
Finalmente è uscito il nostro libro in tutte le librerie d'Italia. Lo potrai acquistare anche nel link in descrizione. Cosa aspetti? La notte dei sogni ti aspetta in tutte le librerie. E soprattutto non dimenticare che avrai un super regalo, il nostro poster autografato. Ragazzi, prima parte ragazzi di scherzo è andata. Adesso dobbiamo... Allora, intanto tu ti vai a nascondere, perché manca poco. Chiara, smettila. Tu vai... Chiara! Allora, Chiara, dove ti nasconderai? Devo nascondere le prove. Brava, sì. E Chiara, dove ti vuoi nascondere? In doccia, no. No. No, Chiara, in camera da letto no, perché gli armadi sono scontati. Secondo me... Vai nella doccia. Sì, in doccia. Sì. Ma non ci sta, Chiara. Guarda che tra poco arriverà tuo padre. Quindi vai in doccia. Non ancora, vai. Allora ragazzi, nel mentre che Chiara si è praticamente andata a nascondere, vi volevo dire che è uscito il nostro merchandising ufficiale, che è semplicissimo. Ve lo lascio qua sotto nel link in descrizione. Voi cliccate e guardate un po' quanti prodotti ci possono essere. Ragazzi, come potete notare, è semplicissimo acquistare. Ci scegli il prodotto, il colore, la taglia e lo potete avere a casa in maniera comodissima. E quindi che cosa aspetti? Se vuoi un pezzettino di noi, vai nel link in descrizione e acquista un nostro prodotto. Quindi ragazzi, è super facile acquistare i nostri prodotti. Mi raccomando, manda una foto di quello che hai acquistato, perché lo riposteremo sia nei video di YouTube che nelle storie di Instagram. Quindi ragazzi, vabbè, andiamo a vedere Chiara dove si sta nascondendo. Vai in doccia. Mi raccomando, non ti far partire la doccia perché ti lavi, ok? Faccio il passaporto. No, non scherzare Chiara, Perché? Ok, stai lì. Una volta ci sono rimasta bloccata dentro. Vabbè, quindi lascialo così, tu stai ferma e lascerò la luce accesa, ok? Perché? Però spegnila. Aspetta. Spegni anche quella. Sei sicura? Aspetta. Sei sicura? No, accendi quella. Piccola! Ma deciditi però. Così, ok. No, accendi. Oh, ma sei proprio... Va bene, no, così. No, spegni quella piccola. Chiara. Ok. No, accendila. Ok. Ma la finisci? La finisci? No, per niente. Chiara. Allora, ragazzi, mancano veramente 5 minuti neanche e papà Antonio dovrebbe suonare il campanello, convinto che io sia andata a prendere Chiara. Quindi, aspettiamo un attimo e... Ragazzi, è arrivato. Devo andargli ad aprire. Anto, sei arrivato? Io andrò ad aprire ora papà Antonio. Mi raccomando, telecameraman, nasconditi un po' che non ti veda, perché è un super scherzo. Ciao amore. Allora? Ormai buonasera, sono le 4 del pomeriggio. Già tardi. Che freddo. Chiaretta? Andiamo dentro. Freddo? Sì. Mamma mia, che stanchezza oggi. Allora, come mai? Niente, tutto a posto. Chiaretta? Chiara? Chiara, amore? Dov'è Chiara? No, aspetta un attimo. Io alle 2:30 ti ho chiamato per andare a prendere Chiara. No, ma se eravamo rimasti d'accordo, no, che andavi tu. Assolutamente. E ora? Bambina a scuola. Porca miseria! Io non ho parole, guarda, io senza parole sono. Chiara! Ciao! Chiara! Guarda che papà Antonio è appena uscito! Se l'è bevuta, Chiara! È uscito. No, ragazzi, che cosa sta facendo Chiara? Chiara! Ma ti rendi conto che papà se l'è andato via? È arrabbiatissimo! Papà è uscito di casa, è arrabbiatissimo perché non sapeva dove eri. Cosa possiamo fare ora? Ah, idea! No, Chiara, scusami, ti è venuta un'altra tua di quelle idee super folli e super complicate? Scusami, e quale sarebbe l'idea? Adesso lo chiameremo e con una scusa gli diciamo che... Abbiamo tutto uno stesso, ok? Okay, allora dai, andiamo a chiamarlo, andiamo. Aspetta, mi chiudo. Allora, Chiara, sì, fai partire la chiamata papà Antonio. Partire. Cosa ho fatto? Mamma mia, ok. Allora, chiamiamo papà Antonio e sarà super arrabbiato sicuramente. Sicuro. Dimmi. Antonio, dove sei? Ho appena chiamato i carabinieri, sono appena uscito dalla scuola, che Chiara non c'è a scuola. No, vabbè, no, non ci posso... Ho chiamato i carabinieri, stanno arrivando. Come stanno arrivando i carabinieri? No, vabbè, prima di far venire...
No. No, allora, prima di far venire i carabinieri, per favore, vieni subito qua. Vieni subito qua. Sto arrivando, sto arrivando. Io l'ho chiuso. Chiara, ti rendi conto che ha chiamato i carabinieri? Shh, adesso come ne usciamo? Che sta per arrivare Papà Antonio? Vabbè, fai una cosa. Tu nasconditi là dietro. Appena Papà Antonio arriva, lui si metterà sul divano e tu ti uscirai allo scoperto. Ok, Chiara? Sì. Ok, dai. Allora, ragazzi, purtroppo lo scherzo non sta finendo granché bene, perché Papà Antonio ha chiamato i carabinieri. Quindi... Oh, il campanello. Chiara, Chiara, mettiti lì che io vado ad aprire Papà Antonio. Papà Antonio, scusa, ti devo spiegare. No, No. Io non ho parole, Giulia. Io proprio non so più cosa fare ora. No, ma scusami, ma non ti conviene chiamare i carabinieri e dire che Chiara magari da qualcuno che per ora non la troveremo da qualche parte? Forse non è meglio? Tu mi devi spiegare dov'è Chiara. Chiara... Eccola! Ma dove eri? Eri in doccia, era uno scherzo. Ragazzi, non vi faccio vedere la reazione di Papà Antonio, perché da come è andato questo video penso che l'avrete capito. E che dire, ragazzi, spero che vi sia piaciuto il nostro super video. Ci vediamo domani con un nuovo video. E soprattutto scrivetemi qua sotto nei commenti se lo scherzo a Papà Antonio vi è piaciuto. A domani! Io quel telefono glielo spacco prima o poi. C'ho una certa fame. Ma tu scusami, ma tutto il giorno al telefono devi stare? No, perché io veramente non capisco che cosa stai combinando. Oh, ciao amore. Come va? Bene, ma come mai sempre al telefono? Hai fatto un po' di lavori al computer? Sì, ho fatto un po' di lavori, sì. Brava. Dobbiamo preparare da mangiare? Ok. Prepariamo da mangiare allora? Sì, ok, prepariamo da mangiare, ma scusami, ti ho chiesto perché sei sempre al telefono? È normale, mi sento con mia mamma. Perché? Sì, con tua mamma, va bene. Vabbè, e nel mentre mettici l'acqua per la pasta, perché io vado di là a fare una cosa. Proviamo. Guardate, è perfetta! Finalmente è uscito il nostro libro in tutte le librerie d'Italia. Lo potrai acquistare anche nel link in descrizione. Cosa aspetti? La notte dei sogni ti aspetta in tutte le librerie. E soprattutto non dimenticare che avrai un super regalo, il nostro poster autografato. Dai, su. Aiutatemi a apparecchiare la tavola, Così. Mamma, ma chi è che ha fatto tutto questo disordine? Sì. Mamma, mi puoi dire la verità, perché... No, allora ti spiego. Ma il problema è che ho dovuto prendere i bicchieri... Ma cos'è quella tele... Tele nulla, televisione, ti prego, non dire... Camera? No, perché se mi becca papà e Diego sono fritta. Ma vuoi spiegare? Sì, però, no, però aspetta, ti prego, un patto solo tra mamma e figlia, prima stringimi il mignolino. Forse. No, stringimelo. Forse. Sì, che tu non direi mai nulla. Forse, magari, no, può darsi. Allora, forse magari può darsi, nel mio vocabolario non ci sono, quindi ti prego, mettami il mignolino, ti prego. Ti racconterò tutto? Devo spiare di... la verità! Che hai una... No! Va bene, ok, devo spiare papà Antonio. Però... Ma perché? No, non dire perché, nulla. Perché, mamma? Dammi il mignolino, che non direi mai nulla. Perché? Vieni con me di là che ti racconto una cosa. Vieni, vieni. Yeah. Questa situazione non promette bene. Arrivo! Veloce, veloce. Allora, sediti lì e acqua in bocca. No, io sono il controllo. Come sono il controllo? No, di qua, di qua. Oh, okay. Che cavolo! A parte che sto morendo di caldo, a prescindere quello. Allora, mamma, incomincio dall'inizio a spiegare tutta la situazione con la telecamera. Ho scoperto che papà Antonio... Chiamo pure Diego? Sì. No!
zitta, muta! Perché forse ho scoperto forse dice papà. Che, ti spiego, quando papà... E quindi ho deciso di mettere... Con... No, zitta! E da qualche giorno papà non mi fa guardare il telefono suo. Io ho provato a fare un codice, a fare il suo codice, ma l'ha cambiato, mi sa. Adesso se lo stai facendo apposta è un discorso. Ti devo prendere il telefono di nascosto. Cioè, quindi lei che cosa fa? Prende il telefono di nascosto di papà Antonio e papà Antonio non gli dirà nulla? Diego, come va? Tutto bene? Non è pronto. Adesso papà, dai. Mi prendo il telefono, devo chiamare la nonna. No, Chiara, dammelo per favore. Dai. Vabbè, tanto ho cambiato il codice. Non dovrebbero beccarmi. Beccarmi? Ma cosa dovremmo beccarci già? Cioè, secondo me... Ragazzi, non ditelo a nessuno. Papà si sta comportando un po' diverso dal solito. Comunque, meglio che vado. Oh mamma mia, ha preso il telefono. Chiara, no, aspetta, scusami, invece di farti le foto, ok? Dai, allora, mamma, io so qual è il codice. Ha cambiato il codice. Forse con la sua faccia? No, questo qua non ha la protezione. Vedi che questo deve inserire solo... Hai visto che di nuovo ha messo un codice segreto? Idea! Quale? No, gli hai bloccato il telefono a papà Antonio. Basta! Hai bloccato il telefono. Adesso tu glielo vai e glielo riporti. Hai bloccato il telefono di papà Antonio. Aspetta, aspettiamo un minuto. No, non ce l'aspettare un minuto. Parliamo di una cosa veramente seria. Tanto non mi beccheranno mai. Ha detto una cosa del genere. Cosa? Allora, riporta il telefono a papà, perché tanto io le telecamere in casa le ho piazzate. Vediamo nei prossimi giorni papà Antonio come si comporterà. Dai, allora, andiamo, tu porta il telefono e acqua in bocca, muta come un pesciolino, mi raccomando, andiamo. Andiamo. Mi sembra un po' strana come cosa, ma... Ma cosa è cosa? Andiamo! Ok, va bene. Ragazzi, ovviamente poi acqua in bocca. Arrivo! Fai una cosa, tu vai fuori a distrarre papà Antonio, io vado a prendere la telecamera, ok? Vai, andiamo. Papà, ti va se giochi un po' con me, che poi mi spingi sull'altalena? Sì, amore, andiamo, dai. Finalmente, sono usciti fuori e sono andati sull'altalena e quindi via libera. Ah, non vedo l'ora di sapere che cosa ha registrato, quindi venite con me che ci nascondiamo in un angolino segreto della casa. Venite. Oh, direi che qua è bello comodo. Vabbè ragazzi, non è un posto super accogliente, però ovviamente dobbiamo trovare un posto super segreto e questo è perfetto. Allora, ragazzi, si sta accendendo. Mamma, eccoti! Fai vedere pure a me! Sì, allora aspetta. Chiara, dove sei? No, basta, non voglio più giocare! Vabbè. Ma. Sta arrivando papà? Mamma, cos'è? Chiara, allora? Ma cosa state facendo lì dietro? No, a dire la verità, perché è una telecamera? No, aspetta, mi può... No, ti prego, ti prego. Mi puoi dare la schedina? Aspetta la un secondo. Mi state nascondendo qualcosa. No, aspetta un secondo. Fermi tutti, Diego con quella videocamera. Vi dico effettivamente che cosa sta succedendo. Dai, sentiamo la vostra scusa. Sì, poco. Allora, io con l'aiuto della mia mitica figlioletta Chiara, perché è stata un'idea sua. Lei! No, mamma, ma perché mi devi dare sempre la colpa a me? Vabbè, 50% la colpa è mia. Ma chi l'ha distratto? Tu. Ma chi me l'ha detto? Tu. Quindi 50 e 50. Batti 5. Magari. 50 e 50 cosa? E allora, 50 e 50? 100%! No, vi faccio vedere che cosa c'è su questa videocamera. Papà Antonio è stato ripreso di nascosto.
Vi faccio vedere che cosa ha ripreso la videocamera, che in effetti non l'ho neanche ancora visto io. Quindi andiamo! E io dove mi metto a guardare? E nulla, tu devi stare lì fermo. Me lo prometti che non vieni qua a guardare? Va bene, dai. Chissà cosa avrai ripreso di così tanto. La schedina è stata messa, ok. Allora, vediamo. Tutto bene, dai. Dobbiamo solo trovare il momento, sai, è così. Poi comunque tanto no. Sì. Ok. Adesso vado, dai, poi niente, ci sentiamo, eh? Ok. Ciao. Scusa, papà! Scusami un attimo a papà Antonio, che cos'hai da dire ora? Ah, perché adesso non posso chiamare mia mamma? Boh, nella mia casa non ho più privacy adesso, eh? Va bene! Scusa un attimo, papà! Prima aspetta, che tu te ne vada, eh? Aspetta! Sì? Te di solito non parli in questa maniera con tua bravissima, con mamma. Mia suocera! Quindi ti conviene metterti bello comodo e spiegarci con chi stavi parlando. La situazione di prima che parlavo al telefono. Io hai capito? Non ci credo. Vabbè, così però, effettivamente c'ha ragione. Sbloccami il telefono. Lo sblocco il telefono, io non devo nascondere niente, guarda. Tieni. Ok, dai, controlliamo. No, fammi vedere Instagram, aspetta. Chiara, ho già controllato tutto. Effettivamente papà ha ragione, ha detto la verità. Aspetta. Sì, no, è tutto a posto, Chiara. Vedi? È tutto completamente vuoto. E guarda le chiamate della nonna. Vai, schiaccia, fa vedere. Aspetta, lo mettiamo. Aspetta. Sì. Dov'è? Sì, è la nonna. Ho già visto prima, amore. Niente. Papà Antonio, ti devo chiedere scusa, effettivamente hai ragione, non ti stai sentendo con nessuna. Sì, guarda, ti chiedo veramente scusa. Hai visto? A me delle tue scuse non mi interessa niente. Ciao. No. Me ne vado. Alla fine Chiara abbiamo fatto un guaio. Io sono stanca, basta. Tu sei stanca, ma alla fine quella che ha litigato con papà Antonio sono io. Perché vabbè. È colpa tua. Sì, è sempre colpa mia. Odio. Scampata. Meno male che ho cancellato tutto. Giulia, figlia Chiara.